Buongiorno, oggi farò l'home tour. Non vedevo l'ora di fare questo video. So che molti di voi hanno seguito tutto il trasloco, quindi molte cose già le sanno, però oggi andrò un po' più nel dettaglio e vi farò vedere tutto. Cercherò di andare veloce, però penso che verrà comunque un video un po' lungo, quindi mettetevi comode e iniziamo. Allora, parlo piano perché sono fuori, questa è la porta d'ingresso. Spero di non rimanere chiusa fuori perché non ho preso le chiavi, oh mio Dio. E qui c'è questo welcome, il portaombrelli, il tappetino. Entriamo prima che mi scappi un gatto. Allora, appunto, questa è la porta d'ingresso. Qui c'è il citofono e il quadro della corrente e questo qui del riscaldamento. Quindi appena entriamo, questo è quello che vediamo. Qui sulla destra c'è questo attaccapanni con i cappotti nostri appesi. E qui sulla sinistra invece c'è questo mobiletto qui, è Olaf, che avevamo preso da Mondo Convenienza. Era una scarpiera praticamente, cioè è ancora una scarpiera, però ora vi spiego. Sopra c'è la mia pianta. Che sta resistendo, ti prego, resisti, bravo, anche se qui prende poca luce, ma è l'unico punto in cui i gatti non riescono a raggiungerla perché sennò me la mangiano. E qui c'è una bottiglietta con il profumatore d'ambienti, ma non ho i bastoncini da mettere dentro. Vabbè, dicevo, questa scarpiera era di quella con i ferri dentro, avete presente, no? E si sono rotti tutti completamente in breve tempo e io vi faccio vedere come ho sistemato. Abbiate pazienza, è proprio una cosa arrangiata, eh? Praticamente ho fatto dei ripiani con il cartone, questo ha ceduto, ma gli altri reggono e vi dico che li ho fatti tipo 3-4 anni fa questi ripiani, quindi non è una cosa recente, ha ceduto solo uno con la colla a caldo, praticamente attaccato questo cartone. E qui ci tengo le scarpe che praticamente non metto mai perché sono scarpe con il tacco. Quindi qui ci sono queste scarpe, appunto. Poi andando avanti, qui c'è questo portacandele che avevamo preso in Salento. Allora, subito sulla sinistra c'è il soggiorno. Qui abbiamo Hope, bello sdraiato sulla sua cuccia. Allora faccio una panoramica generale e poi entro nel dettaglio. Partiamo da qua. Qui sulla sinistra c'è questa lampada di Ikea che costava 7 euro. Ora non lo so perché sapete che hanno aumentato i prezzi. Qui c'è una cuccettina che usano spesso la Lola e la Pepper, non insieme. Qui c'è la scrivania con il computer di Marco, i cassettini dove gli ho sistemato tutte le cose, la sedia, anche questa è di Ikea, e il mobiletto della scrivania, forse a Mondo Convenienza, non mi ricordo, sicuramente non Ikea però. Sia questo che quello, io avrei voluto dipingerli di bianco, ma Marco dice che verrebbero male, quindi li abbiamo lasciati così. Poi se un giorno avremo la possibilità di prenderli bianchi, li prenderei bianchi. Secondo me stonano tanto di questo colore e se voi conoscete un sistema per ridipingerli di bianco in modo che vengano comunque carini, fatemelo sapere. Sopra ci sono le tele, come sapete che mi sono divertita io a fare. Poi qui ci sono questi mobiletti, in realtà sono dei cassettoni della cameretta di Francesco. E sono della linea Stuva che adesso ha cambiato nome, mi sembra si chiami Smazda, non lo so, qualcosa del genere. Sono uguali, cambiano solo le maniglie, cioè in realtà adesso le maniglie non ci sono, vanno prese a parte. Comunque. E non c'è neanche l'opzione nero, ci sono altri colori ma non il nero. Tra l'altro questo nero qui in realtà è lavagna, qui infatti si pulisce male, comunque a me piaceva il nero. E secondo me come mobile salotto non è niente male, forse stonano giusto un po' le maniglie. Comunque qui c'è una lampada di sale,
All'altro lato della televisione c'è un'altra lampada di sale, il telecomando, e dietro ho messo i LED. Olaf, mi dispiace, ma adesso mi perseguiterà per tutto il tempo. Poi qui c'è la mia scrivania con il mio computer. Io qui non ho niente, tutto bello vuoto. Ho lo specchio e la tazza con le penne e qualche pennello e i miei spruzzini per il naso. Sopra c'è la tela. E sempre la sedia di IKEA, qui però ho tagliato i braccioli perché io mi siedo sempre a gambe incrociate e mi davano fastidio. Qui c'è il termosifone, finestra e portafinestra che danno sul terrazzo. Andiamo subito. Tu non puoi venire. Terrazzo. C'è una delle nostre vecchie sedie e questa sedia invece era già qua. E il terrazzo affaccia su questa piccola pineta dove portiamo sempre i cani. E la strada, questa qui, è interna, cioè entra solo chi vive nel condominio. Ok, torniamo dentro. Centrale, davanti alla televisione c'è il divano, anche questo IKEA. E il tappeto sempre IKEA. Dall'altro lato del divano c'è un'altra cuccia. Qui abbiamo messo questa libreria, sono di IKEA, anche queste sono tre billi. E ci sono libri, ovviamente, CD e DVD, a cui Marco è molto legato, quindi li abbiamo tenuti. Qui ci sono un po' di favole di quando ero piccola io. Queste invece no, sono cose che ha avuto Francesco, il gattino porta fortuna. Libri Stephen King. Qui c'è il Buddha con questi due piccoli portacandele che ovviamente non posso utilizzare perché sennò brucio la parte di sopra e sotto c'è altri libri vari. Ok, poi di qua nell'angolo a sinistra c'è il tavolo con tre sedie e la tela sempre mi sono divertita a fare io e anche il centro tavola l'ho decorato io, era di quelli, era, anche questo è di IKEA, quello marroncino, probabilmente lo conoscete. Poi da questo lato ci sono queste tre mensole che c'erano già e le abbiamo lasciate anche se sono un po' storte, però vabbè. E sotto c'è un altro cassettone come quelli di là e questo mobiletto qui, tutto IKEA. E qui sopra c'è giradischi, amplificatore credo, e le casse. E qui ho messo questa foglia nera e questo profumatore con i bastoncini neri e il liquido rosso dentro. Dietro c'è il LED rosso e sulle mensole per ora è sistemato così. Quella che voglio cambiare in particolare è questa parte qui. Le due genese le voglio lasciare e al centro voglio mettere degli altri soprammobili che prima o poi prenderò. Vi faccio vedere come ho sistemato i cassetti velocemente. E qui c'è un po' di cose random, tazze che non sapevo dove mettere e una grattugia, imbuti, insomma un po' di cose che non sapevo appunto dove mettere random. Di qua abbiamo le mascherine, qui in questa scatola ci sono tutti gli occhiali da sole, fazzoletti, glitter. E le spazzole per spazzolare i cani e i gatti, e
In questo cassettone invece ho sistemato sotto queste scatole tutte le cose per i tatuaggi, la macchinetta, gli aghi. In questa scatola ci sono l'alimentatore, inchiostri, eccetera. E sopra qui abbiamo gli incensi e l'accendino per accenderli. Qui dentro ho le candeline e gli incensi a cono. E qui invece ci sono le bollette da pagare. Poi ci sono due ombrellini e questa scatola con dei colori. E qua invece abbiamo messo tutti i vinili di Marco. I vinili e la tazza con i pennelli. Ok, tornando qui, che eravamo all'ingresso, si entra sulla destra in cucina. Questa è la cucina. Ok. Allora, vabbè, è una cucina. E, fornelli, forno, questo era nostro, lavello. E qui c'è un altro terrazzo dove teniamo la lavatrice, i secchi della spazzatura, lo stendino e questo qui che va cambiato. Questo qui era in camera da letto, se vi ricordate. E inizialmente l'idea era quello di comprarne un altro uguale di questi qui prima o poi e appunto sistemare qui un po' di cose della cucina. E siccome appunto ha aumentato i prezzi mi sono detta, sai che c'è? Ora lo svuoto, sistemo queste cose in un'altra maniera, l'ho svuotato e l'ho messo qui in cucina e pazienza. E poi qui c'è il tavolo sotto. Ci sono le ciotole dei gatti, qui dei cani e sopra ci sono croccantini, scatolette e le ciotoline. Qui sopra c'è la macchinetta del caffè, le capsule del caffè, questa dove metto le capsule vuote, la bilancia. Qui dovrei trovare un modo per nascondere questo coso qui. Le spine, per ora c'è solo dei tovaglioli davanti, ma si notano lo stesso. E poi qui ho messo il microonde, qui c'è sale, zucchero e spezie. Poi qui ci sono le tovaglie, gli stracci, le cannucce, altre spezie in bustina. Poi qui ci sono tutti i coltelli. Poi qui ci sono altri utensili vari e qui ci sono tutti i ganci per chiudere i sacchetti che sono super comodi di Ikea. E qui ci sono le classiche posate, forbici, la mia scorta dolcificante e la melatonina. E sotto nei cassettoni ho messo, qui c'è sostanzialmente pane e pasta e sotto invece ci sono cose tipo biscotti, cracker, diciamo merendine, Nutella, insomma per fare merenda, snack vari. Qui c'è il frigorifero e poi qua ci sono i piatti, i bicchieri e delle tazze. Di qua altri piatti, altre tazze e piattini. Qui sotto c'è un po' di casino, ho sistemato un po' così i detersivi, c'è una vaschetta con i detersivi, un'altra vaschetta con i detersivi, spugne e guanti di scorta, stracci e altri detersivi. Qui diciamo che è un po' vergognoso. Qui prima o poi vorrei tanto metterci una lavastoviglie. Per il momento c'è questo bollitore che mi ha regalato mia suocera, i piattini biodegradabili di plastica e la macchinetta del caffè che volevo vendere ma nessuno la vuole e niente, basta. Qui sotto invece ho messo
olio, sì, olio sostanzialmente, e sotto ci sono tutti i barattoli, ceci, fagioli, pomodoro, tonno, insomma, le cose in scatola. Poi qua ci sono tutte le padelle, pentole e cose di plastica. Ah, qui c'è questo cosino con tutti i mestoli di legno. E qui sotto c'è altre cose di plastica, il robottino, teglie e questo qui, la piastra, insomma. Ok, andando di nuovo di qua, qui sulla destra c'è questo specchio, la tela sempre fatta da me, termosifone, poi si va per il corridoio. E qui abbiamo sulla sinistra camera nostra, bagno principale, camera di Francesco, bagnetto e stanza armadi. Andiamo per ordine. A sinistra, allora intanto sulla sinistra c'è questa cassettiera, sopra c'è questo buchetto dove ho messo le cose di Natale. Qui sopra c'è la foto di Marco con sua nonna, io con la mia mamma, il portacandele, questo cosino. Dietro alla foto c'è l'aspirapolvere in carica, nascosta. In questi cassetti, dunque, qui ci sono le medicine. Qui ho messo i guanti. In questa scatola invece ci sono orologi e accendini Zippo che Marco colleziona. Qui ci sono tutti i cappelli e le sciarpe. Poi qui ci sono un po' di cose random, carte da gioco e metro, torce, insomma un po' di cose appunto random. Qui ci sono un po' di cavi e questo qui che ho voluto tenere per qualche lavoretto. E anche qui un po' di cose random, tutti gli scotch, qui ci sono le cose della GoPro di Marco e queste bombolette. Ok, di qua abbiamo appunto la nostra camera. Per chi si fosse perso la spiegazione, dormiamo separati molto velocemente perché Marco mi russa nelle orecchie e si muove troppo, decisamente troppo, fa un casino terribile e io ho bisogno di dormire comoda, ecco, quindi letti separati per questo motivo. Sulla sinistra c'è questo armadio che è sempre stuva, era stuva, ho cambiato nome come vi dicevo, e quel pezzo che adesso è in cucina, prima era di qua e l'ho spostato tutto a sinistra e lì ci ho messo un cuscino dove la notte ci dorme Hope. Questo è l'armadio di Marco dove gli ho messo le camicie hawaiana, i pantaloni e pantaloni da tuta, e nei cassettini qui ci sono tutte le magliette. Ok, di qua invece ho messo le mie cose, quelle che insomma usiamo più spesso, gonnelline e pantaloni per uscire, pantaloni per lavoro barra casa. Poi qui ci sono collant e cinture, qui collant pesanti e nell'ultimo cassetto tengo le scarpe che utilizzo più spesso in questo periodo. Qui appunto c'è il cuscino per Hope. Lampada di sale sul mio comodino, qui tengo canottiere, mutandine e le cose per la notte, le cuffiette, fazzoletti, spray per il naso, e sotto ci sono i calzini. Qui ci sono Olaf e la Morgana. Di qua c'è un altro terrazzo, non vi sto neanche a far vedere. Ah, lì in quel vaso c'è Oliver e abbiamo deciso quando è morto di seppellirlo in un vaso. Abbiamo comprato questo vaso grande per poter seppellire Oliver, per poterlo portare con noi, ed è lì. E l'erba è cresciuta naturalmente.
E poi ci sono due sedie. Qui c'è il comodino di Marco con un peluche, la foto, e pantaloncini, mutande e sotto anche lui calzini. Ok, e di qua c'è la cassettiera. Anche in questo caso avrei voluto dipingerle di bianco perché di questo colore non c'entrano niente, però vabbè. Per adesso sono così. C'è questo specchio e la cassettiera, appunto. Qui ho messo in questa cesta tutti i profumi. Questo è un carillon, lo so che è molto da bambina. Ci sono molto affezionata perché è uno degli ultimi regali che mi ha fatto mia mamma. Ha tipo 30 anni questo carillon. Oh, dentro c'è Titti. E poi c'è questo profumatore. E questo barattolo, ci sono i braccialetti di pietra, questi barattolini. Poi nel cassetto qui ho i miei maglioncini. Poi secondo cassetto ho le magliette estive e sotto ho maglioncini e magliette per casa lavoro. Ok, e questa era la camera. Uscendo dalla camera, sulla sinistra c'è il bagno. Allora, ecco qua il bagno. Dunque, qui c'è la stufetta, il secchio, il lavandino, specchio. Qui ho messo un cestino con le spazzole e le cremine che uso la mattina, cotton fioc, poi vabbè, spazzolino, dentifricio e bidet. Poi sono le finestre. Gabinetto e qui ho messo questa cassettiera, sopra ci sono questi prodotti, faccio vedere velocemente. Qui ci sono i foam per capelli, qui ci sono un po' di prodotti random, lì c'è la bilancia che ho smesso di usare, qui ci sono le palette e qualche ombretto sparso. Qui ho diviso in astucci tutti i trucchi, rossetti, matite, così. E anche sotto ci sono un po' di cose random. E poi qui c'è la doccia. Ok, uscendo dal bagno, sulla sinistra c'è la cameretta di Francesco. Anche lui ha un terrazzino. Qui c'è il suo giacchetto e il pigiama quando torna da scuola se lo mette. Qui c'è la sua postazione computer nel cassettone dei giocattoli. Qui c'è questo scaffale con tutte le sue cose e i giochi in scatola. Qui c'è i pigiami, qui mutande e calzini e sotto ha il suo Oculus e altre cose. Poi qui ha tutti i suoi giochini, console, televisione. Qui ci sono i libri di scuola, i quaderni e vabbè, questo qui di quando è nato. In questo armadietto ci sono i suoi vestiti e ovviamente sopra c'è il letto con un gatto. Anche qui ci sono i LED e lui infatti tiene sempre la finestra chiusa e così c'è tutto blu praticamente. Poi magari ve la faccio vedere. Questa è la versione al buio che a lui piace tanto. Ora andando di qua, di nuovo sulla sinistra c'è il bagnetto piccolino, bagnetto di scorta, diciamo, che per lo più usano i gatti. Qui c'è la sabbietta dei gatti e lì le palettine per pulire. Qui dentro tengo i sacchettini, le forbici per aprire la sabbietta e basta. Qui ci stendo le cose per farle asciugare e poi di qua è la stanza armadi.
Allora, qui sulla sinistra ho messo la stampante e questi cassetti con le mie cose per fare braccialetti, pasta di mais, eccetera. Qui c'è la carta per la stampante, qui tengo le cose per cucire. Qui ci sono i modellini di Marco, qui ci sono i pezzi dell'aspirapolvere, questo è un piccolo biliardino. Poi nei cassetti qui ci sono un po' di cose random anche qua. Qui ci sono tutte le istruzioni degli elettrodomestici. Qui ci sono un po' di cose relative al computer. Qui ci sono cose per lo più da disegno. E sotto un po' di cose decisamente random. Poi sulla sinistra c'è questo armadio. E in questi due buchi qui ho sistemato tutti i documenti, in questi tre raccoglitori. E qui ci sono le tempere. Sotto ho messo questo cuscinetto perché ogni tanto viene a dormire qui la Pepper. Qui ci sono i giubbini di Francesco e le sue scarpe. Sopra, ho messo tutti i cuscini. E qua ci sono i tappetini igienici della Lola che di notte glielo metto qui per terra. E in questo contenitore ci sono tutti i borselli. Dietro ci sono i pannolini della Lola. Poi in questi cassetti ho messo i miei pigiami e un po' di mia biancheria che non uso quasi mai. Di qua c'è aceto, il cesto della biancheria sporca e in questo scaffale ho sistemato, diciamo, tutte le scarpe. Questa porta dà sul terrazzo collegato alla cucina, quindi di qua si può tornare in cucina. Questa finestra non si apre, è sigillata. E poi c'è questo armadio molto molto grande e molto molto comodo. Qui ho sistemato tutte le lenzuola, coperte, piumini, copri divani, asciugamani, eccetera. Aceto no. Poi di qua ci sono cose di Marco, giubbini, giacchetti, eccetera. E qui invece ci sono cose mie, giubbini, giacchetti e vestitini estivi. E qua, allora, sotto c'è le cose della macchina fotografica di Marco. Qui c'è una piccola ring light, la cartellina di scuola di Francesco. Qui ci sono un po' di cose mie estive, qui ci sono gli smalti. Qui ho messo tutti i peluche e poi sopra ci sono un po' di cose. Lassù ci sono le fotografie, qui ci sono cose vecchie di Francesco di scuola che vuole tenere. E così. E questa è appunto la stanza armadi. E di qua si torna indietro. Ok, questo è tutto. Spero di aver fatto vedere tutto, di non aver fatto un video infinito. E niente, grazie mille di averlo visto. Ci vediamo al prossimo video.